famiglia Stibert era originaria dell'Inghilterra, proveniva dal Norfolk. Il padre di Frederick viaggia per tutta la vita e si ferma a Firenze nel 1836 circa, quando conosce Giulia Cafaggi, la madre, che era una donna non giovane, non ricca, una borghese, con la quale ha una relazione inizialmente, dalla quale nascono i tre figli, Frederick, Erminia e Sofronia. Frederick Stibert nasce a Firenze nel 1838, viaggia poi per tutta la sua vita, viene educato in Inghilterra, ma la casa di Montughi rimane per lui la casa di famiglia, quella alla quale è più legato sentimentalmente. Entrando nel museo si ha immediatamente la sensazione di quella che poteva essere l'intenzione di Stibert: documentare attraverso gli oggetti e attraverso i dipinti lo sviluppo della storia dell'abbigliamento nel corso dei secoli. La principale attività di Frederick è la collezione delle sue armerie, ma l'armeria è vista come una delle testimonianze più generali della storia del costume. Nella sala del condottiero l'interesse principale è rivolto alla figura del condottiero centrale, in cui il cavaliere cavalca un cavallo bardato a sua volta con la sua armatura. Nella sala della cavalcata, che è la più famosa, il vero cuore del museo, Stibert allestisce un corteo di 12 cavalieri, 8 europei e 4 islamici nella parte finale, che rappresenta in qualche modo la parte più preziosa della sua collezione. L'intenzione di Frederick Stibert era soprattutto quella di coinvolgere il visitatore in una sorta di viaggio nel passato. Attraversare il salone della cavalcata significa proiettarsi in un passato fantastico che in qualche modo coinvolge il visitatore in una maniera diversa di quanto possa avvenire nei musei tradizionali. Una delle più importanti armerie al di fuori dell'Islam che noi abbiamo in Europa, sia per quantità di oggetti che per qualità. Stibert riuscì ad acquistare queste armature e le armi
islamiche, proprio subito dopo la vendita all'asta dei grandi tesori del Top Capi, della grande armeria dei sultani, e così riuscì a creare un'armeria che va dalle regioni caucasiche, attraversando appunto la Turchia, fino all'India islamica, l'India Mogul. Gli oggetti sono estremamente preziosi e raffinati, tanto che ce li chiedono un po' per tutte le grandi mostre che vengono fatte nel mondo. Ma la particolarità di questa sezione, come anche delle altre sezioni dell'armeria Stibert, è che egli riuscì a ricreare all'interno della villa delle sale rimandano al gusto islamico nelle decorazioni e quindi coinvolgono con l'aspetto scenografico della cavalcata con cavalieri e uomini in armi, e rendono ancora più appassionante l'esposizione di questi oggetti. La collezione giapponese di Frederick Stibert era una delle più grandi al di fuori dal Giappone. Conserva oltre 80 armature, 200 elmi, 200 lame di spada. È una collezione impressionante, di grandissima qualità. Frederick Stibert aveva potuto scegliere gli oggetti migliori acquistandoli sul mercato nel momento più favorevole, quando il Giappone si riapriva al mercato occidentale. Il Museo Stibert è un museo che raccoglie una vastissima collezione di armature, ma non solo, di mobili, di dipinti, di sculture. Le curiosità sono molte all'interno del museo e il visitatore deve un po' andare a cercare tra gli oggetti, tra la ricchezza degli arredi delle sale, i veri e propri capolavori che Stibert aveva acquistato. La loggia Cantagalli era uno degli ambienti più curiosi della casa Stibert, realizzata completamente dalla manifattura Cantagalli, questo fantastico ambiente completamente rivestito di ceramiche, dal gusto eclettico che mescola colori e fantasie diverse, ed era destinata a fumoir. Sala nella quale i signori potevano ritirarsi per fumare e non lasciare odore di fumo sulle tappezzerie. Molte altre ceramiche Cantagalli sono conservate nella collezione di Stibert e si trovano nelle altre sale.
Uno dei pezzi più importanti e più preziosi della collezione Stibert è l'abito di Napoleone, l'abito con cui fu incoronato a Milano nel 1805 re d'Italia. È oggi uno dei pezzi più pregiati e assolutamente unici, imprevedibili quasi in una collezione di un privato come può essere quella di Frederick Stibert. Stibert fin dall'inizio aveva sempre pensato alla sua villa, al suo museo, come un inserito all'interno di un percorso nella natura, e il parco si sviluppa secondo le tipologie del giardino all'inglese, del giardino romantico, con viali, con costruzioni come il Tempio Egizio, il piccolo laghetto su cui si affaccia, statue ed altri luoghi ameni. Addirittura era pensato anche un maneggio dove poteva far correre i suoi cavalli, che era la sua grande passione.